Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi cominciamo le operazioni di rifacimento del pollaio. Adesso qui manca il tetto perché il vento l'ha scoperchiato, adesso lo metterò a posto. Le operazioni da fare sono queste: ho tenuto soltanto la porta lì perché era cementata per terra. Qui dovrò pulire tutto per terra, smuovere col motocoltivatore, raccogliere il guano, metterlo nell'orto, ne approfitto pure, e poi cominciare a scavare tutto il solco dove andranno i pali e dove andrà annegata la rete. Farò poi un cordolo di cemento dentro il terreno e nel frattempo devo abbattere tutti quegli alberi lì, così faccio spazio. Verrà un pochino più stretto rispetto a prima, perché qui ho lo strapiombo, quindi devo tenere un pochino più stretto per poi poter scavare e mettere il cemento, e verrà un pochino più lungo di qualche centimetro. Piano piano vediamo tutte le operazioni e se il tempo tiene 3-4 giorni di lavoro dovremmo essere operativi. Bene, dopo qualche ora di lavoro ho dato una pulita, tolto gli alberi che davano fastidio, adesso ho rastrellato e ho tirato via 6 carriole di terra che devono essere l'orto. Adesso continuo a dare una pulita e poi cominciamo lo scavo per terra, poi affogare i pali e la rete. Tenete conto che qualche anno fa avevo provato a piantare l'albero di Natale, l'abete, solo che dopo i primi 30 cm di terra ho trovato il tufo, quindi col motopicco ho dovuto continuare. Qua vedrete che dovrò prendere lo stesso motopicco perché tra un po' troverò il tufo e ci sarà da divertirsi. Qui siamo giù di un 20 cm buoni, rispetto a prima mi sto allargando di qualche centimetro verso l'esterno. Ho lavorato un quarto d'ora 20 minuti, per fortuna mi sta salvando la pioggia perché sono esausto. Continuo domani mattina. È passato un giorno, ha piovuto, adesso sono andato avanti con lo scavo. Ovviamente abbiamo i collaboratori. Ehi, che fai? Sta prendendo le misure. Beh, qui è andata abbastanza bene perché con gli anni, i primi anni buttavo la cenere nel camino, quindi ho fatto una sorta di terrazzamento, è molto delicato, è molto farinoso, quindi devo scavare un po' di più e fare un cordolo di cemento più alto, o meglio più profondo. Abbiamo quasi finito con lo scavo, siamo a metà, adesso penso che in un paio d'ore dovrei aver finito, comincio a posizionare i pali. Guardate la fertilità di questo suolo, non è mai stato coltivato e ha avuto praticamente pollina delle galline per anni. Dove scavo trovo lombrichi. Adesso quelli che vedo ovviamente li metto in salvo perché sennò ci faccio una colata di cemento sopra e mi dispiace. Ma ce ne sono proprio tanti, eh? Alla fine che vi avevo detto ci vuole il motopicco almeno per dove vanno i pali in questa parte. Vediamo che basti, faccio ancora un altro buco, mentre dall'altra parte dovrebbe essere più morbido. Allora, prima di iniziare con i pali, voglio farvi giusto due parole. Questi sono pali in pino trattati in autoclave,
da 6 cm di diametro per 2 metri e mezzo di altezza. Li ho presi su Amazon, non costano moltissimo, dopo vi lascio il link. E per batterli ho preso il battipalo, questo qui. Questo è un battipalo in ferro, pesa 16 kg, ho pagato circa 40 euro, sempre su Amazon. L'ho già provato nel campo ieri, proprio con un palo come questo. È eccezionale, veramente in pochi minuti si butta giù un palo, a meno che non si trovi la pietra sotto, e allora è un altro discorso. I pali, negli ultimi 50 cm, di dove c'è la punta, li ho trattati con catramina. Questo mi serve per dare un po' più di vita al palo prima che marcisca, perché tanto è questione di anni, poi marciranno anche questi. Bene, cominciamo a metterli giù e vediamo cosa viene fuori. Allora, vediamo se riesco a farmi male, sono da solo. È vero che poi una volta che il palo è stato imboccato posso lavorare da terra, però finché non lo imbocco giusto ho bisogno di una scala. Abbiamo un paio di martellate con la mazzetta da un chilo, giusto per fissarlo, e poi vado avanti. Come dicevo, questo pesa 16 kg, non è proprio uno scherzo, tirarlo su a 2 metri e mezzo. Vediamo come riusciamo a fare. Bene, il filo è fatto. Adesso gli do due colpi, lo assesto e poi lo azzizzo con la bolla. Ovviamente devo aver trovato un sasso sotto, e se no, e qui ce l'ho già passato col motopicco, eh. Stanotte dormirò benissimo. Dai che ci siamo quasi. Siamo a tre quarti. Rocky, spostati, spacco tutto, ancora uno, abbiamo finito. Ho iniziato la stesura della rete, dove non riuscivo a entrare dovuto a sagomare, ho fatto tutto il perimetro. La rete è intera, non l'ho ancora tagliata, è qui. Devo finire poi, una volta che l'ho tirata palo per palo, la taglio a misura e la leggo al palo di ferro della porta. Il pollaio è venuto leggermente più stretto rispetto a prima, da una parte, più largo dall'altra. Qui è leggermente più stretto, ma tenete conto che il ricovero notturno non lo mettiamo più qui, lo metteremo vicino alla porta, è più comodo. Soprattutto per poi prendere le uova quando è il momento. Adesso ovviamente dovrò poi palo per palo fissarla col fil di ferro. Sto usando il fil di ferro per
per le staccionate, è zincato, esiste anche quello plastificato. E piccola nota di colore, ho messo i guanti buoni che l'altro giorno nella prima parte della ripresa avevo dato al figlio, io mi sono tenuto quelli bucati, quindi adesso mi sono ripreso questi, tanto il figlio ho visto che oggi non poteva darmi una mano e quindi lavoriamo così. Dai, vado avanti, mi piace, sta venendo bene, sono contento, molta difficoltà a stendere la rete perché è da solo qui vicino al dirupo, questa pesa un bel po', 25 metri di rete zincata, quindi non vi ho fatto vedere la scena mentre la stavo svolgendo perché era tutto un bip e quindi onde evitare poi di bippare tutto il video ho lasciato perdere. Vado avanti, ci vediamo tra poco. Sto finendo di montare i di ferro, quelli zincati, un po' l'abbiamo fatto, siamo ormai a tre quarti anche qui di lavoro e comunque poi ci andrà la rete elettrica, quella elettrificata, quindi alla fin fine dovremmo essere abbastanza sicuri anche così. Mi è venuto solo un dubbio se adesso dalla porta ci passa il ricovero notturno, costo di smontarlo pezzo pezzo, lo riporto dentro in qualche modo. Siamo al quarto giorno di lavoro, purtroppo il tempo non tiene, quindi non so se oggi dare ancora il resto del cemento oppure no, perché se poi viene a piovere è un problema. Adesso vedo come fare, comunque questo l'ho dato ieri, ormai è pietra, ieri sono arrivato fino qui, mi manca ancora, sono a metà, io ho già fatto fuori 12 o 13 sacchi di calcestruzzo, dai, ci siamo quasi. La parte difficile è quella alle mie spalle, questa è la parte più semplice. Adesso poi dovrò vedere come fare per fare il centro, fare una sorta di tetto spiovente. Adesso piano piano ci inventiamo qualcosa. Questi sono sacchi già premiscelati, costano circa 3,60 euro l'uno. Alla fine mi andranno una trentina, 40. C'è la parte di cemento e la parte di brecciolina, si mischiano in parti uguali con 2,5 litri d'acqua a confezione. Mi piace un po' più liquido, quindi magari aggiungo qualcosina in più, ma passiamo lì. Faccio un po' alla volta perché un po' alla volta, dicevo, perché se no diventa troppo pesante, il trapano ormai ha fatto la sua storia, quindi si scalda molto. Ok, questo è un po' troppo liquido, lo aggiustiamo. Tenete conto, questo non è il mio lavoro, se c'è qualche muratore che mi sta guardando è così, mi arrangio. Ok, questa è la consistenza che mi va bene, vedete, abbastanza liquido. Ok, versiamo. Piccola riflessione, quando mi sono morte le galline, in un impeto di rabbia avevo pensato di rompere dei cocci di vetro qui nel solcato e poi coprire tutto con della terra in modo tale che poi i predatori si ferissero. Poi ho riflettuto e non mi è sembrato corretto, perché alla fine non c'è cattiveria in quello che hanno fatto i predatori, e la loro vita, devono mangiare anche loro. L'onere di proteggere le galline, secondo me, spetta a me, quindi loro devono fare il loro lavoro, ma io devo fare il mio. Quindi metto semplicemente del cemento e spero che vada tutto bene. Metterò poi la rete elettrificata qui a 2-3 livelli e dovremmo essere a posto. Se anche così non funziona, mollo tutto, vado a giocare a bocce, mi faccio un amaro Montenegro mentre gioco e sarò sicuramente più felice, va. Perché vuol dire che non è per me.
avevo pensato di mettere una doppia rete qui, ma l'ho messa solo dalla parte opposta perché è più problematico, c'è lo strapiombo. Quinto giorno di lavoro, il calcestruzzo si è completamente asciugato, abbiamo già fatto la parte sopra, fino in fondo. Ecco, se c'è qualche falegname all'ascolto è meglio che si giri dall'altra parte, perché non è il mio mestiere. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare con quello che avevamo in casa. Abbiamo acquistato queste travi, sono da muratore, sono lunghe 4 metri, abbiamo pagato 4 euro, sono molto delicate, vanno poi verniciate per essere protette, così come verniceremo i pali. Ecco, però è venuto abbastanza bene. Adesso sopra metteremo la rete, la fisseremo bene, e sopra la rete poi metteremo i teli, quelli impermeabili, anche quello fisseremo bene, perché qui c'è molto vento, quando tira il vento qui porta via veramente di tutto. Per fare questa impalcatura ci abbiamo messo tutta la mattina, eravamo due persone, io e mia moglie, mi ha aiutato, e abbiamo dovuto un po' arrangiarci, insomma, dai. Adesso vediamo come viene con la rete sopra, poi appena è finito vi faccio vedere il risultato finale. Siamo giunti alla fine della quinta giornata di lavoro, abbiamo messo il ricovero notturno, stavolta l'abbiamo messo più alto, qui poi faremo una scaletta, ci inventiamo qualcosa, perché ho visto che le galline stanno meglio se sono più alte del terreno. Stiamo finendo di mettere la rete su e poi metteremo i teli, come vi dicevo. C'è un bellissimo tramonto, ci sono i gatti che giocano, poi a fine video vi faccio il montaggio di un gatto che è uno dei nostri gatti che ha provato a scavalcare. Questa ve la devo far vedere in diretta. Guardala, guardala. Ehi, qui là. Più forte di lei, Bene, a domani. Siamo giunti al sesto e spero ultimo giorno di lavoro qui del pollaio. Vi faccio vedere cosa ho fatto, qualche errore che ho commesso, me ne sono accorto dopo, ma ormai non posso più rimediare, e qualche consiglio che spero di darvi se dovete fare lo stesso lavoro. Allora, innanzitutto la porta qui, ho appena fatto la gettata di cemento, in realtà è calcestruzzo, per evitare che gli animali si infilino di sotto, quindi sotto c'è già imbattuto il calcestruzzo, ci ho lavorato in questi giorni e adesso che ho praticamente finito ho fatto la parte superiore. Qui mi era rimasto un buco nella rete perché l'avevo tagliata male, quindi ho fatto una gettata di calcestruzzo. Nel frattempo in mezzo ho messo del fil di ferro che lega i due pali, quindi alla fine viene fuori un lavoro molto robusto. Dunque ho fatto una gettata lungo tutto il perimetro, una ventina di centimetri di profondità. Poi sopra, dove ho messo la rete che si raccorda con la rete laterale, quindi la rete superiore con quella laterale, ho legato ogni maglia col fil di ferro. In più, la maglia della rete che viene da sopra l'ho attorcigliata sulle maglie, quelle laterali. Quindi ho una doppia chiusura, sia con le maglie della rete stessa che col fil di ferro, maglia per maglia. Non guardate le mani, ho appena finito di verniciare. I guanti ci sono, ma non servono a molto. Quindi, ecco gli errori che vi dicevo. Gli assi avrei dovuto metterli sopra il palo centrale, non sotto, però ormai l'ho fatto l'errore, quindi me lo tengo. Manca la copertura, che arriva tra qualche ora, è un 10 metri per 8, quindi poi dovremo sagomarlo e fissarlo, ma so già che non terrà, perché qui quando tira il vento si porta via veramente gli alberi, quindi dovremo cambiarlo spesso. Ogni pezzo di rete con l'altro è stato poi sagomato e legato con il fil di ferro, esattamente come ho fatto con la parte laterale. Il ricovero notturno l'abbiamo posizionato su un bancale, esattamente come era prima, e il bancale l'abbiamo posizionato su dei conglomerati di cemento come quello. Ne abbiamo messi due, l'abbiamo messo in bolla e quindi l'abbiamo messo dritto. Ho fatto una scaletta, per la scaletta ho preso spunto un vecchio video di Matt the Farmer, che saluto, aveva usato lo stesso sistema, mi era piaciuto, me lo sono ricordato e l'ho fatto uguale. La scaletta solidale al bancale con le viti. Adesso devo dare ancora una pulita qui al ricovero notturno. Bene, io intanto vi rimando a domani, quando spero di poter prendere le galline e chiudere così il video. Ragazzi, sono quasi emozionato. Qui abbiamo quelle marroni, lì abbiamo quelle bianche. Guarda quante. Su, chi viene con me? Bene, siamo a casa. Vediamo un po' cosa abbiamo.
una, due, qua, tre, sono un po' stordite che andiamo in macchina, quattro e cinque, la nera, oh, eccoci qua, benissimo. Adesso piano piano si riprendono, intanto gli do il cibo, ma poi volevo farvi vedere, leggendo su un sito specializzato in galline, se non ricordo, però se mi ricordo vi metto il link, ho visto l'idea dell'altalena. Ah, questa è intraprendente, ma già si è liberata. Adesso semplicemente l'avevo fatto con lo spago, adesso gli cambio lo spago, gli metto il cordino. Qui abbiamo fatto il cibo che adesso gli devo mettere sopraelevato per gli animali. Queste sono rimaste bloccate lì, poverine, adesso si sbloccano. Qui ci abbiamo l'acqua. Bene. E lì abbiamo il guardiano. Ah, ecco, abbiamo fatto anche una cova supplementare, se hanno voglia di mettersi lì. Il bagno di cenere di legna. Le altre galline non l'apprezzavano, non gli piaceva comunque. E ne ho messo parecchio poi dentro, nel momento in cui vanno poi nel ricovero notturno, si puliscono le zampe da eventuali parassiti. Concludo, ieri sera abbiamo messo il telone, l'abbiamo legato. Questo è comodo, è molto grande, quindi d'inverno eventualmente se c'è qualche intemperie forte basta srotolarlo, viene giù, copriamo tutta la parete e quindi le possiamo coprire dal freddo. Bene. È tutto, vi ringrazio per essere stati con me, questo video è stato un po' lungo, non mi piacciono i video molto lunghi, ma questo non volevo dividerlo in due, quindi l'ho lasciato così. Se vi è piaciuto volete mettere un mi piace, vi sono grato, se volete condividerlo vi ringrazio. Oh. Bene, la nera è intraprendente. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata. Dan, dove devi andare? Ah, non riesci più a entrare adesso, eh? Ti abbiamo fregato? Dan, sei venuto a trovarmi? Ah, ragazzi, ora sì che lavoro meglio. Che dici? Va bene il lavoro? Che dici geometra? Va bene? Qui è rimasta un po' storta, eh? Voglio vedere come fai a entrare adesso.